Quindi il pontificato, il ruolo di Giovanni Paolo II è stato decisivo, determinante, storico, provvidenziale nella caduta del marxismo, dell'ateismo comunista. Per questo meriterebbe di andare in inferno, quando ha distrutto il mito del paradiso sulla terra, proclamato dai marxisti. Il Papa, secondo la San Brano, avrebbe approfittato, avrebbe sfruttato la sua posizione sul punto di vista finanziario. È qui che la signorina San Brano non sa niente delle opere pontificie, non sa che ci sono migliaia di opere di bene, migliaia di scuole, ospedali che sono stati fondati dal Vaticano, dalla Santa Sede, che non chiedono una lira, un centesimo alle popolazioni del Terzo Mondo. Se non mi sbaglio, ci sono almeno 50.000 istituzioni pontificie per la beneficenza nel Terzo Mondo. Ecco, vorrei concludere qui, dicendo che ci sarebbero altri fatti da sottolineare. Per esempio, nel primo racconto che io ho visto e ascoltato personalmente della signorina San Brano, non viene nominato Gesù. Il nome Gesù non esce dalle labbra della signorina San Brano, anche se secondo San Pietro, il primo Papa, negli Atti degli Apostoli, non c'è nessun altro nome sotto il cielo grazie al quale potremo o potremmo ottenere la salvezza. Ci sarebbero naturalmente tante altre osservazioni. Per esempio, questa famiglia appartiene al corrente pentecostale. Adesso l'unica Pentecoste ha avuto luogo dove? A Gerusalemme nell'anno 30. È lì che è stata fondata la Chiesa, una santa apostolica. I movimenti pentecostali, basta leggere nelle fonti storiche, sono nati, i primi movimenti, il primo è stato fondato nel 1906 a Los Angeles in California dal pastore William Seymour. Quindi se questa è la vera religione, se questa è la vera interpretazione del Vangelo, quindi Gesù avrebbe lasciato la sua chiesa durante ben quasi 1870 anni, cioè dall'anno 30 dopo Cristo, anno Domini. E non dimentichiamo che la California è stata fondata dai frati francescani, le varie missioni dei padri francescani hanno fondato, costituito ciò che loro hanno chiamato in latino calida fornax, quindi California, cioè fornace ardente. Quindi anche lì tutta la California, che apparteneva al Messico fino al 1848, è stata fondata da sacerdoti e frati cattolici, apostolici e romani francescani. Signore e signori, ringrazio dell'ascolto e vorrei da Gerusalemme dare un consiglio. Quando sentiamo qualcosa sulla Chiesa, non c'è da sentirlo ed ascoltarlo
senza un orecchio, senza un occhio critico, prima di tutto, e poi chiediamo alla Chiesa il suo parere, come avrebbe detto Nicodemo. La nostra legge giudicherebbe qualcuno senza ascoltarlo, quindi prima di giudicare la Chiesa, chiediamo il suo parere alla Bibbia e chiediamo il suo parere alla Chiesa. Grazie.